Buongiorno a tutti, benvenuti nell'ennesima puntata di The Boring Podcast. Alla regia c'è Piazza. Ciao. Alla redazione Lucia. Ciao. Io sono Zano e questa è la nostra fantastica sigla. Se perdo il conto, è venerdì, è finita la settimana, ragazzi. Com'è andata? Com'è andata la vostra settimana? Ma uguale, cioè, bene. Perché Lucia ogni volta perché deve fare Lucia questa cosa? Perché Lucia deve guardare? Perché Lucia? No! No, Non possiamo già sclerare nei primi un minuto, però. Neanche, un minuto, 30 secondi. No, cosa... Abbiamo fatto qualcosa a scuola di eclatante? Ho fatto l'interrogazione di TAC. Siamo andati a vedere uno spettacolo. Ah, sì, è vero. In inglese, è stato molto interessante in realtà. Diciamo che spettacolo è. No, stavo per dirlo, ok? Sono un presentatore, io conduco la mia puntata come cazzo mi pare, dottore. No, in realtà è stato uno spettacolo dal Pispetica Domata, in italiano, giusto? Sì. The Thumbnail of the Show. Ma no, loro hanno chiamato Love Me Kate. La compagnia è Palchetto Stage. Non so perché vi sto dicendo queste cose. Se volete fare una collaborazione, Piazza, scrivi la puntata. Non devi parlare. Voi io devo parlare con Lucia. Dovete sapere. No, adesso parlo io. Piazza in questo momento sta scrivendo la puntata che noi registreremo dopo, che è la puntata che voi vedrete venerdì o sentirete venerdì. Ma non l'abbiamo ancora scritta, quindi Piazza è in itinere. Noi siamo un podcast in continua evoluzione. Noi siamo Darwin, il podcast darwiniano, capito? Altro che podcast di true crime. No, invece in realtà questa settimana, la vera news della settimana riguarda per me proprio i podcast. Ho scoperto un nuovo podcast. In realtà lo conoscevo, cioè sapevo già che esisteva, non l'avevo mai ascoltato, ed è Indagini. Indagini con Stefano Nazzi. Ed è veramente fantastico, il miglior podcast che probabilmente esiste in Italia, prodotto dal Post. E Stefano Nazzi è un giornalista ed è un podcast true crime. Ma lo sapete che a me non piacciono i podcast true crime. E qua ci starebbe la battuta: ascolti, che podcast true crime ascolti? Elisa Trocca. Indagini. Stefano Nazzi. No, è un bellissimo podcast. È forte perché te lo consiglio in realtà, Lucia. Non so se ti piacciono i podcast true crime. Sì. Ah, ok, perfetto. Non si concentrano tantissimo sulla parte del delitto, che è la cosa un po' di Elisa True Crime in Italia. Poi tanti altri podcaster internazionali spiegano perché, tipo, Elisa True Crime spiega quante coltellate ha dato alla figlia. Non mi ricordo com'era quel podcast. Comunque spiega proprio il delitto, mentre a me, io voglio come si sviluppa, come sono arrivati a catturare l'assassino, come non sono arrivati a catturare l'assassino. E Indagini con Stefano Nazzi è molto bello. Quando mi chiedono, lo sto ascoltando talmente tanto che ultimamente quando mi chiedono come ti chiami, ciao, sono Stefano Nazzi e mi occupo di true crime. No, non è vero, in realtà Stefano, non so fare l'imitazione di Stefano Nazzi, però... in una puntata di Kashmir Podcast hanno fatto una bella imitazione di Stefano Nazzi. Ha una voce pazzesca Stefano Nazzi, tipo parla tutto così. E lui parla e tutto. Io so che faccia, ma io quando non sapevo che faccia aveva, perché cioè, sapevo già chi era Stefano Nazzi, me lo immaginavo un po' come Maurizio Costanzo, che parlava tutto così. È forte Indagini perché è proprio asettico nel suo modo di raccontare, ti riporta i fatti nel modo giusto. Ed è in realtà il punto di forza di altri podcast true crime che non sono giornalisti. Elisa True Crime non è una giornalista. Sai chi è Elisa True Crime? Sì. Chi è che non conosce Elisa True Crime? Piazza. Non è vero, la conosco. Lei ti riporta le sue sensazioni. Dice, questo delitto è veramente oltre, è veramente brutale. Mentre Stefano Nazzi dice, no, gli ha dato tot coltellate e l'hanno trovato in queste condizioni. È
è bello per quello. Sapete cos'è bello tantissimo anche? Il nostro stacchetto. Subito, 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 subito. Sì, con calma. Dai, veloce. Non ho parlato. Tornati dallo stacchetto, volevo dirvi che io ho deviato totalmente la prima parte del discorso. Avremmo dovuto parlare della puntata con Rick, però va bene. Spero vi sia piaciuta in realtà la puntata che abbiamo. Non sto parlando con voi, sto parlando al pubblico del podcast. Vi sia piaciuta la puntata con Riccardo Garbaccio? Se non l'avete vista, tipo Lucia che non c'era nella puntata, andatevela a recuperare su Spotify. Tu, Lucia, andrai ad ascoltarla? Sì. Sì. E no, niente, volevo chiedervi, dato che non se ne parla mai abbastanza in questo podcast, come sta andando per voi la scuola? Vai, vai, Lucia, vai. Alti e bassi. Piazza dice: che bello di essere. Esatto. Piazza mi ha stupito quella volta lì, perché arriva in classe e fa: oh Zano, io mi sono ricordato ieri che cazzo dovevo studiare italiano. No, questa volta. Che bello di essere. Anch'io in realtà credo di stare andando abbastanza bene. Ho fatto la verifica di matematica. Tu, stronzo, non l'hai fatta. Traditrice. E mi hanno detto che è andata bene. Non ho ancora il voto, però mi ha detto che è andata bene. E niente, in realtà sto facendo tutto questo discorso per parlare dell'argomento di oggi, che sono i metodi di studio. Studiare è sempre stata una cosa per me abbastanza non impegnativa dal punto di vista di che mi richiede energia, ma dal punto di vista propriamente organizzativo. È da un anno che sto facendo in realtà un percorso di studi con un percorso di studi non rovinate la voce con un pedagogista. E infatti, proprio per questo, adesso faccio un video ASMR e caldo. No, vabbè, vi stavo dicendo, ed è fantastico perché comunque ho imparato in un modo molto diverso a fare gli schemi. E Piazza li odia. Non è che li odio, è che no, non no, mi tu li odi. Non è vero che li odi. E tu li odi. E tu invece ami mandare in distorsione. Sì, sapete quante volte ho mandato in distorsione il microfono? troppe. Tu, Lucia, hai un metodo di studio particolare? Uno che ho trovato online, che si chiama il metodo del pomodoro. I wanna know all about it. Praticamente studi 25 minuti o 20 minuti, fai 5 minuti di pausa, rinizi dopo 5 minuti, fai di nuovo 25 minuti, poi 5 minuti di pausa e continui così. Funziona? Sì. Nesti. Invece il mio metodo di studio è: studia fin quando non sei stanco, testa di cazzo. studia, perché se no muori. Adesso tu studi, perché se no non prendi 7 in questa verifica di merda. Tu adesso non vai. Ah. Tu non vai in bagno se non sai perfettamente questo capitolo, hai capito? Che bel rapporto con lo studio. Devi sapere perfettamente tutte le date. E niente. E il problema è che adesso noi studiamo al massimo 3 capitoli. Sì. Pensa quando dovremmo studiare al massimo 3 libri all'università. Cioè, io sono sconvolto. Ma non ci andremo. Parla per te. Volete andare all'università, ragazzi? Sono ancora in forza. Io sì, voglio. Tu, Piazza, tu sì, assolutamente. Cosa vuoi studiare? Ma in realtà non lo so. Adesso prima ho scherzato, però il punto è che. Cioè, al momento non so ancora cosa voglio fare. Se la cosa. Cioè, sono l'unico con le idee chiare qua? Sì, certo. Sì. Grazie. Che non è un punto a favore, in realtà, ragazzi. Abbiamo tempo, a voglia. È un minutino. Volevo chiedervi, quindi, no, Piazza, metodo di studio, scusate. Il mio metodo di studio è quando voglio di studiare, mi metto lì e leggo le cose. Le leggo una volta, le leggo due e poi lo so. Ma infatti è una cosa molto particolare. Anche a me capita, in realtà, devo ammettere, di leggere le cose e poi saperle. Soprattutto sulle materie un filo più umanistiche, ma è logico, ovviamente. Quello che mi domando è: voi che ne pensate della gente con la memoria fotografica? Che si legge la pagina a cazzo e la rilegge mentre fa la verifica, è fantastico.
Io più o meno sono così. Davvero? Più o meno. In alcune parti sì, sono così. Che figata! Ma veramente? Sì. Io invece no. Io mi... Nella mia mente mi creo praticamente uno schema. Ho dei punti, nel senso... Io so che della verifica di storia della musica devo parlare di Ars Nova, queste cose qua. E per chi non... storia della musica, roba interna tra noi. Questa puntata è molto interna tra noi, in realtà, sì. Devo ammettere. E vabbè, io vi dico una cosa, vi dico che è fantastico lo stacchetto. Giù, su, dai, avanti, veloci, veloci, ben poco tempo. Per gli amici di YouTube, Piazza ci sta dittatoriando. Dato che probabilmente avrete capito, l'argomento di questa puntata è il metodo di studio. Abbiamo già detto un paio di nostri metodi di studio. Io vi volevo raccontare un attimo in realtà qual è il mio rapporto con il metodo di studio, perché devo ammettere non ho mai avuto fino all'anno scorso, siamo nel 2023, sì, un vero e proprio metodo di studio. Il mio metodo di studio era aprire un po' come Piazza, solo che Piazza è più smart. Aprire il libro, leggere, semmai riscrivermi le cose. Ed è un po' un casino. Mentre adesso, a parte il fatto che riesco a prendere molto meglio gli appunti in classe, prima avevo questa cosa che io riscrivevo tantissimo. Mentre adesso, se prendo proprio dei punti chiave, è molto più semplice per me, perché poi vado a rileggermi il libro e mi organizzo. Come quanto sono serio in questa puntata. Allora. Per sdrammatizzare partirò con l'imitazione. Studiare comunque è... Dai che ti distruggi la voce, genere ma, 900. Ma no, no, comunque. Allora vuoi che ti faccio uno che si è distrutta la voce? Comunque. I greci, gente seria. Loro sì che studiavano nel modo giusto. Comunque quando... facevano le Olimpiadi. Mens sana e corpore sano. Questo è un misto tra Galimberti e Barbero. Sì, esatto. Sì. Barbero invece lui parla così perché ti spiega che i romani studiavano in un modo particolare. I romani si potevano permettere di non studiare, perché la loro cultura era invadere altri popoli. Ed erano gli altri popoli che dovevano studiare le loro cose. E non ce l'avevano la storia, quindi chiesero a Virgilio di scrivergli il pro... No, cos'è cazzo? Non lo so. Dai, Virgilio, cosa ha scritto Virgilio? L'Eneide. Facciamo un cazzo di liceo, raga, l'Eneide, bravi. sapete cosa vi dico? Che possiamo... Ma cosa dici? No, non possiamo mettere lo stacchetto. Cioè, io sto chiudendo gli occhi e vedevo Barbero, comunque. Barbero! Che studia bene. Secondo voi che metodo di studio ha Barbero? Non Barbero guarda un libro e lo sa. Barbero prende il libro... Dov'è? Abbiamo un libro? Abbiamo un libro? No, perché sei un... Non dirlo. Un poco cultuato. Lui prende il libro, lo guarda e dice... Pagina 12 parlano dell'impero romano e della sua espansione ad ovest. Ma che cazzo? Che poi è un libro di fisica. Bella Piazza questa, mi è piaciuta. Torna a scrivere, testa di cazzo. Lucia, tu ascolti Barbero? No. Non ascolta Barbero, un grandissimo storico. Tra l'altro ho visto un documentario ieri, condotto da Barbero. Sapete che lui su... Non so se fa ancora dopo le uscite che ha fatto o fa... Non ridere. O conduce o, vabbè, comunque era un documentario sugli sci. Va bene? Va bene? Va bene? Posso dirlo? Posso dirlo? Il sano sciare italiano, che comunque fanculo lo snowboard. Sinceramente, noi... L'avete visto il meme di Salvini? Quello che fa... Salvini, puoi salutare la mia ragazza? Ciao ragazza. Din, 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 din. Salvini si è buggato. È stato fantastico. È stato un meme fantastico. Direi che il livello di disclero si sta alzando troppo. Sì, no, ma è questo è il podcast dello sclero, ragazzi. O del chill.
Sì, perché se avete visto la puntata precedente del podcast del chill, quanto era chillato Rick? Tantissimo. Lui era tipo in chill totale, era lì, faceva... Sì, no, perché noi abbiamo... No, sì, perché abbiamo anche i Ranger, che comunque... No, forse non li ha neanche nominati i Ranger. Sì, dai, stacchetto. Ah, adesso devi anche bere? Giuro che non stavamo divagando prima, eh. La situazione è stata la situazione è stata piazza. Focus. Esatto. Focus. Va bene, abbiamo parlato dei metodi di studio, abbiamo parlato dei nostri metodi di studio, ovvero Abcatsum. Leggiamo i vostri metodi di studio. Ah, scusa, non ti ho passato il portatile. Il portatile, Lucia, perché non possiamo dire marche in questo programma. Ci avete inviato, come al solito, vi abbiamo chiesto sul mio Instagram, @zano, o zanotier, praticamente quali sono i vostri metodi di studio, se ci sono modi in cui studiate particolari. Ne abbiamo trovati alcuni, ne abbiamo scelti alcuni. Lucia, vai. Allora, il primo è: ciao, sono Alessandro e ho l'abitudine di studiare al ritmo della musica. Scelgo ogni volta una playlist diversa e metto su un brano che mi mette la carica. Studio per la durata del brano e poi mi riposo. Né tempo di una canzone. Beh, in realtà devo ammettere che è un bel metodo di... Cioè, a meno che questo ragazzo non faccia il musicale e quindi odi la musica. Voi... Allora, momento. Quando tornate a casa avete ancora voglia di ascoltare musica? Sì. Vabbè. Niente, volevo aprire una discussione, ma va bene. È un bellissimo in realtà metodo di studio, vorrei provarlo, so che non funzionerebbe con me, però sarebbe fico studiare al ritmo di musica, soprattutto funky town, sei lì? Però per studiare, io per come mi conosco, studierei tipo con le rapsodie da 10 minuti, perché così vado lungo. Oppure, avete mai ascoltato Keaton di Guccini? No. 25 minuti. In cui fa... Lo chiamavamo Keaton, quel pianista. Naturalmente, perché non sorrideva mai. Mentre noi ci ammazzavamo di risate. A vederlo là come un parafulmine dritto contro un cielo di guai. Va bene, dai. Prossima domanda, che sennò stavo sclerando. Incominciare ad imitare Guccini. Bella, io sono Andrea e quando studio coinvolgo sempre i miei amici in una gara. Scegliamo un argomento, ci dividiamo il materiale e poi ci sfidiamo su chi impara di più in una settimana. Beh, ovviamente il migliore vince una pizza. Beh, fico. Devo ammettere che... Stavo per sboccare. Devo ammettere che è un bel metodo di studio, cioè è competitivo, lo farei. Ma avrei poca voglia poi di pagare la pizza a tutti se perdessi, quindi... tu, Lucia, lo faresti? Sì. Competitività! Ecco perché ti ho scelta nel team! È un grandissimo metodo di studio. Prossima. Ehi, sono Lucilla. Io quando faccio fatica a studiare creo un fumetto. Prendo il libro di testo e faccio una storia a fumetti per visualizzare i concetti e ricordarli meglio. E devo dire, funziona piuttosto bene. Palese 100-100 file artistico. No. Beh, oddio, il loro studio è anche disegnare. Quindi c'è tipo, certo, due studi, sì. Uno dentro l'altro. Uno dentro l'altro, tipo Inception. No, Inception, fantastico. Di studio. Sarebbe fico in realtà studiare con il... facendo disegni. Mia madre mi racconta sempre... Allora, vi racconto questa una cosa. L'unica volta che ho studiato, facendo dei disegni, era una roba tipo sugli ateniesi, ok? E ho disegnato questi ateniesi con la barba lunga, per quanto io sappia disegnare, quindi faccio schifo. Mia madre è arrivata, fa: Emanuele, ti racconto questo, l'unica volta che ho disegnato studiando ho preso 3. È l'unico 3 della sua vita. Non ho mai più studiato disegnando. Prossimo. Ciao, mi chiamo Marco e quando devo studiare inglese cerco sempre i giochi e i quiz su Google, se no non riesco a memorizzare le regole. Vabbè, questo è un classico, direi, devo ammettere che un classico lo facciamo anche noi in classe. Eh sì. Noi studiamo facendo questo, a volte inglese, molto bello, andiamo nei laboratori, se i computer andassero. Io tra l'altro sono suo vicino con nel laboratorio, la situazione è... Zanotti Emanuele, password, attendere. Attendere, sto attendendo, attenda. Sì, attenda, no, attenda. Manca poco. No, mancano
La cosa potrebbe richiedere qualche minuto. Ha già richiesto qualche minuto. Prossimo. Bella, sono Giovanni. Una volta al mese organizzo una festa di studio con il resto della classe. Prima studiamo o ripassiamo insieme, poi c'è il party. Yes! It's my kind of life. Style. Sapete cos'è anche il mio stile di vita? Lo stacchetto. Lo stacchetto. Ritornati dallo stacchetto, vi leggo qualche altro commento che ci è arrivato, che vi abbiamo fatto ovviamente su @zano, e potete anche mandarci le mail se non avete Instagram, non lo so ragazzi, ma il progetto noioso @gmail.com. Ciao, sono Martina, io da quando sono piccola studio con le flashcard, le metto in giro per casa, ci gioco, le rileggo, alla fine ho imparato tutto quanto. Allora, è un metodo molto particolare. Se non avete capito, praticamente lei prende delle figure. Le flashcard sono di solito figurine abbastanza grandi, e le mette in giro per casa. Tipo, quando gira per casa, le vede e ripassa. È molto bello, è un metodo in realtà che ci hanno provato a far fare a me e ai miei compagni alle medie. Ovviamente facevamo cagare, quindi... E sono ancora qua! Già! È un metodo, io sono... Voi lo provereste? Io sono tentata, sono curiosa di provarlo. Io devo ammettere che quando studio devo... Cioè, non è che posso girare tanto, devo... Se giro in tondo per il salone e basta, quindi... O per la stanza. Ma sono, cosa leggi? Sono Riccardo, io uso sempre dei podcast, ovviamente il nostro, da ascoltare mentre vado in palestra e mi alleno. L'unione tra il fare fatica e studiare è magnifica, il risultato è ottimo. È un bellissimo metodo di studio, devo ammettere che anch'io per studiare le cose un po' meno impegnative, tipo storia della musica, mi permetto magari mentre sono in giro, in treno o vado o torno a casa. Cioè, vado dalla stazione alla scuola. Vado... Con parole tue. Sì. Utilizzo i podcast, magari. Non i podcast, più che altro i video su YouTube, perché i podcast sono un po' più difficili da trovare, un po' più complessi. I video su YouTube sono immediati. E vabbè, per quanto riguarda storia della musica in particolare, ci sono dei canali molto preparati in inglese e in italiano. In italiano di solito mi fido di più perché sono italiano conservatore, sono un italiano vero, la musica italiana, l'Ars Nova. Salve prof di storia della musica, sì, esatto. Grazie di averci insegnato. Comunque, l'Ars immagina Nova. Immagina ad ascoltare Barbero mentre fai punk. Immagina Barbero come coach. Dai uomo, dai che ce la fai. No, queste Morandi. E uno. E due. Dai un ultimo. E tre. Bene. Ora l'impero romano d'Oriente passa. Mio ostino quarto. Un giorno ve lo racconteremo chi è mio ostino quarto. Ciao, mi chiamo Sara e uso sempre Quizlet, non so cosa sia. È un'app bellissima per studiare, funziona benissimo e mi diverto anche. Forte, non so cos'è Quizlet. Da Google. Perché anche io ho dovuto cercarlo. Da Google. È uno strumento che permette di imparare o ripassare il lessico online, autonomamente o in gruppo. Devi farti l'account e ti fai una lista di parole. Va bene, grazie. No, fico. Che crack di voce pazzesco che ho avuto. Lo usereste? Sì. Ma sì. Boh, io ce ne non ho bisogno. Ma basta. Sei licenziato. Per la seconda volta in un giorno, tra l'altro. Sì. No, beh, fico. Io non so se lo userei. Mi sembra un po'... macchinoso, anche se uso spesso l'intelligenza artificiale. Primo compito di italiano... di quest'anno. Compiti a casa, non compito verifica. Emanuele, leggimi la tua risposta. Cosa dice Dante nel non mi ricordo, Lime Petrose forse era. Forse. Fa. Scusa, ma non ho trovato. Sì, assolutamente, prof. Scusa, ma non ho trovato alcun riscontro riguardo a Lime Petrose di Dante. Porca.
Vedi a fare le cose con ChatGPT? Tipo le puntate. Tipo le puntate. Che adesso è a pagamento, tra l'altro. Sì, adesso è a pagamento. Sapete che ChatGPT adesso alcune cose sono a pagamento? Capitalisti! Beh, giustamente. Giusto. Dai, leggiamo l'ultimo. Ciao, sono Stella. Mi sono abituata a usare il palazzo della mente. Il palazzo della mente. Per ogni argomento ho dedicato una parte della mia casa e quando devo fare il test mi immagino quella stanza. Fico! Ogni oggetto associato... Fico non era... Cioè, fico era mio. Ogni oggetto associato a un'informazione e alla fine mi ricordo tutto. Beh... Questo devo ammettere che è una cosa molto particolare, perché ti immagini obiettivamente una situazione, mentre sei a fare una verifica o un'interrogazione, non lo so, ti immagini obiettivamente la situazione e potrebbe essere anche più semplice, mentre io probabilmente mi concentrerei sulla polvere che c'è in quella stanza durante l'interrogazione, quindi mi dice, cosa ha fatto mio ostino quarto? È un po' polveroso quell'angolo lì. Professoressa, no? Perché. Ma sai cosa non c'è su polvere? Lo stacchetto. Dai, che dobbiamo fare l'ultimo. Ce la facciamo a fare due. Ce la facciamo, sei sicuro. Presto, sono le 11:15. E detto anche che l'angolo polveroso dopo lo stacchetto, volevamo salutarvi, ragazzi. Perché questa è la fine della puntata. Cos'è venerdì oggi? Questa puntata esce di venerdì in teoria. Sì, è venerdì. Sì. È venerdì. Vi auguriamo un buonissimo weekend. Un buon fine settimana, che è la stessa cosa, ma l'ho detto in due lingue diverse. Perché noi usiamo più lingue per essere più. Noi siamo. Guardi, noi siamo. Dei grandissimi poliglotti. Cosa farete nel weekend? Avete progetti? Nessun progetto. Io me ne vado in settimana bianca. Io me ne vado in settimana bianca, quindi settimana prossima non registreremo. Ma le puntate usciranno lo stesso, state tranquilli. Sì, perché per appunto noi siamo un mese in anticipo, noi ricordo. Noi siamo un mese in anticipo. E niente, ragazzi, ce la deep chilliamo. C'è il weekend. Che per noi non è il weekend, però. Buon weekend. Voi riposatevi, mi raccomando. È importante riposarsi. È importante riposarsi. È importante. Riposarsi, stacca sto coso che volevo fare l'outro, l'uscita fica. Però ciao.